Sono circa 400.000 i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in agriturismo, all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. E quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica, che sottolinea come si registri un sostanziale aumento di presenze del 10% rispetto allo scorso anno. Se la cucina è una delle ragioni principali, si possono riscoprire i menù tipici della tradizione regionale, gli agriturismi sono scelti anche per l'offerta di programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking, ma anche attività culturali come i percorsi archeologici o naturalistici. Complessivamente si prevedono oltre 7 milioni di presenze previste negli agriturismi italiani nell'estate 2017, con un aumento stimato pari all'8% rispetto allo scorso anno, per effetto soprattutto degli stranieri che, secondo la Coldiretti, hanno sorpassato gli italiani. L'Italia può contare su un'offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola, con oltre 22.000 aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo. Il bel paese inoltre è stato anche la destinazione preferita degli stranieri, tedeschi, francesi, inglesi e americani, con un incremento del 3% rispetto all'anno scorso, e si è assistito ad un ritorno dei russi. Molti di loro hanno scelto di pernottare negli alberghi, dove si è registrata una crescita del 2% della clientela internazionale e del 3% di quella domestica. Ma la vera novità di quest'estate è stato il consistente aumento di pernottazioni per il mese di settembre, che contribuirà ad allungare la stagione estiva anche dopo la riapertura delle scuole, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno.